Ciao, continua il nostro secondo giorno qui a Barcellona al Mobile World Congress. Siamo venuti da Haier perché l'azienda ha presentato diversi prodotti molto interessanti, compresa una nuova gamma di tablet che comprende due tablet con Windows 8.1 e un tablet Android. Sono i nuovi Haierpad, andiamo a vederli più da vicino. Partiamo dal più economico della serie, il Windows Haierpad W800. Come potete vedere è un tablet dalle dimensioni contenute, infatti ha un display IPS HD da 8 pollici, risoluzione 1280x800, quindi una risoluzione discreta, non molta la densità di pixel, ma comunque abbastanza per poter godere discretamente bene delle immagini. Si tratta di un tablet con un processore quad core settato a 1,8 GHz, è un processore Intel e come vedete monta Windows 8.1 completo, versione with Bing, versione normale desktop, quindi è un tablet che con solo 129 euro il tablet da solo, escluse le tasse, o 149 euro il tablet completo di tastiera e cover, ci permette di fruire dell'esperienza completa e quindi molto versatile di Windows 8.1 andando a spendere poco. Non è un computer molto performante, infatti abbiamo un solo GB di RAM e 16 GB di memoria interna, che non sono tantissimi, però comunque per provare in mobilità una discreta esperienza e per un utilizzo medio da utente abbastanza base potrebbe andare abbastanza bene. Chi vuole qualcosina di più potrebbe invece decidere di optare per il Windows Haierpad W203. Come potete vedere questo device ha un display più ampio, stiamo parlando di un display da 10,1 pollici, anche qui però la risoluzione è HD, abbiamo una risoluzione HD 1280x800 che in questo caso però spalmata per una diagonale più ampia va a far perdere rispetto al modello più piccolo un po' di densità, un po' un peccato. Bisogna comunque dire che anche in questo caso si tratta di un device abbastanza economico, parliamo di 249 euro completo di tastiera e di cover, il processore è sempre un Intel quad core da 1,33 GHz di velocità in questo caso, però qui abbiamo 2 GB di memoria RAM e 32 GB di memoria interna, un pochino meglio dell'altro, un pochino meglio è anche la fotocamera interna che in questo caso è da 2 megapixel come quella esterna, mentre nel modello precedente avevamo una VGA interna e una 2 megapixel per quella posteriore. La capacità della batteria è raddoppiata rispetto al modello più piccolo perché qui abbiamo 8000 mAh contro i 4000 dell'altro modello. A completare la gamma di terminali di casa Haier abbiamo un Android Haierpad 971, si tratta di, come potete vedere, un tablet Android, come è palese anche dal nome, ha a bordo la versione 4.4 del noto sistema operativo di casa Google, è un terminale abbastanza interessante perché monta un discreto schermo IPS, ha una risoluzione di 1536x2048 pixel, quindi una buona densità sui 9,7 pollici di diagonale, non male il comparto hardware, niente di eccezionale, abbiamo un quad core con 4 core Cortex A17 a 1,8 GHz coadiuvati da 2 GB di RAM e 16 GB di memoria interna, dovrebbe comunque essere più che abbastanza per permetterci di fruire discretamente bene dei vari servizi e di non notare troppe problematiche. A completare il tutto troviamo una fotocamera frontale da 2 megapixel e una fotocamera posteriore da ben 8 megapixel che dovrebbe quindi darci la possibilità di fare delle discrete foto. Non dovrebbe essere male anche l'autonomia visto che abbiamo un pannello, abbiamo una batteria da 7800 mAh che quindi, dato che non abbiamo uno schermo esageratamente risoluto e un processore troppo veloce, comunque qualche ora di autonomia con una sola carica dovrebbe permettercela. Il tutto viene offerto a un buon prezzo perché parliamo di 249 euro escluse le tasse, quindi non sembra male questo device. Questa era la nuova gamma di Haierpad presentata qui al Mobile World Congress di Barcellona 2015. Per Readball.com saluto da Gianluca Cirillo. We'll be right back.